Amici di Agora Magazine, oggi siamo in compagnia del presidente di Capenì, la Camera Italo-Venezuelana di Commercio, proprio del festeggiamento del 60° anno di vita di Capenì. Abbiamo di nuovo un Alfredo D'Ambrosio, presidente. Buongiorno, presidente. Buongiorno, stai. Allora, lei è presidente dal 6 maggio. Sì, bene, sì. Grazie di questa esclusiva per Agora Magazine. Però c'era già prima di lei un Alfredo D'Ambrosio. Racconta ai nostri ascoltatori come questa storia. Sì. La Camera italiana è stata fondata nell'anno 54 e da tutto un gruppo di imprenditori italiani già presenti da molti anni, da 20-30 anni in Venezuela, e dal caso che mio nonno è stato il primo fondatore, il primo presidente, insieme a tutto un gruppo di altri italiani che hanno fondato la prima Camera nel 54. Era un'epoca in cui si stavano gli italiani organizzando. In quella stessa epoca è nata la scuola Rustico d'Arsi, è nata l'Adriatica di Sicultà. Era una necessità degli italiani, quando già dopo la seconda guerra è cominciata ad arrivare una gran quantità di persone qui, allora che ci fossero le istituzioni che rappresentano a una comunità come quella italiana. E la Camera di Commercio era un'istituzione importante. Presidente, la Cabinet ha in questo momento 900 soci. Sono tutte imprese, piccole, medie, grandi? Qual è l'ossatura della Cabinet? Sì, principalmente sono piccole e medie imprese. Ci sono anche molti imprenditori, avvocati, medici, che sono soci della Camera, e circa 10 o 15 transnazionali italiane che hanno vita commerciale in Venezuela. Basicamente questa qui è la struttura della Camera. Ha diviso fra Caracas, che ha più o meno un 40% dei soci, e 5 sezionali dell'interno, dove ci sono l'altro 60% dei soci. Ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori Capenì 60 anni non è solamente una realtà di Caracas, ma è? Sì, è presente a Maracaibo, a Maracay, che incluso quest'anno ha compiuto i 40 anni di fondata la casa, la Capenì Maracay, a Barquisimeto, Puerto Ordaz, a Carigua e Valencia. Quindi una rete molto, molto estensa e che rappresenta la comunità italiana nel Venezuela, anche se in questo momento uno dei prossimi obiettivi che ci siamo messi per i prossimi 5-10 anni, non solamente la mia gestione, se no viene già da prima e speriamo che continuerà anche dopo, ampliare questa rete commerciale in altre città italiane, altre città venezuelane dove sono presenti italiani. In Venezuela si calcola che i discendenti italiani sono più di 2 milioni di persone, quindi non c'è parte del Venezuela dove non c'è una comunità piccola, medio o grande di italiani. Non solo 2 milioni, ma sono anche classe dirigente di questo paese quasi da subito. Ricordiamo ai nostri telespettatori che Venezuela ha avuto un presidente, anzi due, di origine italiana, e di questo è un po' un orgoglio della nostra comunità in Venezuela. Quali sono le programmazioni fisse che Capenì ha durante l'anno? Sì, e Capenì si centra, ogni anno cerca di fare uno o due eventi che abbiano una dimensione nazionale, no? Dipendendo dal tipo di attività che sta sviluppando. L'anno scorso abbiamo fatto il quarto salone del cioccolato. Da vari anni Capenì ha sviluppato un programma, incluso con la Comunità Economica Europea, per promuovere la formazione di piccoli e medi, non sono imprenditori, sono coltivatori,
anzi principalmente nell'area della coltivazione, per insegnare a fare bene la, come si dice, la, il cioccolato tullo coltivi, la coltivazione del cacao, no? E più la formazione di piccoli, soprattutto donne, imprenditrici per trasformare il cacao in cioccolato, in cioccolatini da vendere direttamente al pubblico. E questo è un progetto che Fabrini ha fatto insieme alla IESA. Alla IESA, alla Comunità Economica Europea, no? E a una fondazione di uno dei soci di Cavenì, che si chiama Cacao Reale, e un'altra che è una ONG, un socio di Cavenì. Sì, sì. L'evento importante che Cavenì organizza tutti gli anni è l'evento della pasta. Sì, sì. E Venezuela, dopo l'Italia, è il paese che consuma più pasta nel mondo, no? Quindi incluso il presidente, che è socio della Camera dell'Associazione dei produttori di pasta del Venezuela, è stato durante molti anni anche presidente dell'Associazione di produttori di pasta a livello mondiale. Quindi la pasta probabilmente è quasi ormai un prodotto nazionale venezuelano, tanto come in Italia, no? E probabilmente non c'è la stessa qualità, qui non c'è ancora le cose della cultura, il tipo di grano duro, eccetera, però a livello popolare la pasta è ormai presente in tutte le tavole di tutte le persone, classe media, classe bassa, eccetera, no? Allora, no, quest'anno faremo l'evento, saranno di nuovo 3 giorni, dove interverranno tutte le ditte produttrici di pasta qui in Venezuela, e porteremo alcuni chef dall'Italia che prepareranno piatti a base di pasta generalmente. Bene. Presidente, nel suo discorso di apertura, che ha, le dico subito, ben impressionato tutta la comunità italiana, lei ha parlato di maggiore apertura della Camera di Commercio italiana-venezuelana alla comunità italiana. Quali sono i passi per questo? Sì, beh, questo qui è una necessità che nasce, non, o non è una volontà, non che nasce da Cavenì, se no che nasce dalla stessa comunità. E in Venezuela, diciamo, possiamo definire gli enti che identificano la collettività italiana sono basicamente 3, da una parte le associazioni regionali, dall'altra parte i Club Italo, che è un fenomeno che credo che in pochi altri paesi del mondo è presente. Ci sono 38 Club Italo che riuniscono a più di 80.000 soci, che se poi sono i familiari arrivano a 200-300.000 persone, e sono tutti club che nell'interno sono i club più importanti della città. E Cavenit, che è un'organizzazione piccola, però che rappresenta il settore economico. Allora la proposta è: cerchiamo di incontrarci fra tutti, cerchiamo di fare attività comuni senza che nessuno perda la propria identità, se no cerchiamo di avere progetti che permettano migliorare le condizioni o gli obiettivi per tutti i soci. Se Cavenit fa un'attività nella quale si possono anche incorporare i soci del Club Italo, l'associazione regionale, benvenuti. E questo è un po' quel lavoro che vogliamo fare nei prossimi anni, di incontro fra tutte queste organizzazioni che rappresentano gli italiani in Venezuela. Grazie Presidente. I 60 anni di Cavenì coincidono con un evento mondiale e soprattutto un evento italiano, Expo Milano 2015. Come si è organizzata la Cavenì? Beh, Cavenì si è dovuta adattare alla situazione del paese. Venezuela in questo momento è uno dei paesi più isolati del mondo, da avere 40 voli settimanali verso l'Europa, credo che adesso si è ridotto a 10-12 voli, dall'Italia non c'è più, e in più le linee aeree, già che il governo non gli sta pagando vecchi debiti, ha deciso che li riscuoterà agli utenti. Quindi un biglietto Caracas-Roma vale più del doppio che un biglietto Miami-Roma,
e questo crea anche certe difficoltà, perché alla fine sono biglietti troppo cari, la gente ci pensa due volte prima di viaggiare. Allora abbiamo deciso a Camenit di cercare di unire perlomeno 2-3 mila persone che provengono tanto da Camenit come dai Club Italo, come dalle associazioni regionali, e chiedere alle Linea: signori, vi stiamo offrendo un pacchetto di 3-4 mila persone, fateci dei buoni prezzi. Siamo quasi arrivati alla fine di questo progetto, e in più ci sta aiutando molto l'agenzia della Expo in Milano, perché c'è un programma della Expo che si chiama Made of Italians, che dovrebbe dare gli sconti agli italiani all'estero che vengono all'Expo e poi vanno alle loro regioni originali. Allora siamo proprio nella tappa finale, spero fra 3-4 giorni poter già annunciare pubblicamente, pubblicarlo nei differenti giornali della comunità italiana, nelle pagine web dei Club Italo, nella pagina Cavenì, le tariffe scontate, in più i prezzi per assistere alla Expo, dei piani di 3 giorni e 4 notti, in più una notte con gli spettacoli notturni che c'è alla Expo, perché poi la gente se ne vada dopo 4 giorni a Milano, i suoi 15-20 giorni alla regione d'origine, e possa ritornare poi in Venezuela tranquillamente alla fine dell'estate. Io la ringrazio, saluto gli amici di Agora Magazine e do appuntamento da Caracas alla prossima puntata.